Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e come potete vedere abbiamo completato la Trial of Shiva X1 o Trial, chiamatelo come volete, meglio Trial in realtà. Trial of Shiva X1. Ho fatto diversi team, diversi tentativi in live, infatti vedrete una run completa di Shiva con anche appunto il supporto che ho avuto dalla chat, e oggi vi voglio far vedere per l'appunto il team che ho utilizzato e soprattutto spiegarvi una piccola variante della strategia che è possibile utilizzare da questo momento in poi, magari per chi ha difficoltà e vuole in un qualche modo approfittarne, per riuscire a gestire meglio il combattimento. Vi faccio vedere il team, che non è questo, questo è quello che ho provato ad utilizzare con Leviathan, ma è questo. Il mio team che ho utilizzato è questo, un team che sulla carta sembra appunto un altro team molto particolare, però vi posso garantire che funziona abbastanza bene. Funziona abbastanza bene ed è anche abbastanza safe, a dire la verità, perché comunque sia Matt risulta ancora una volta essere il punto focale del mio party. Poi comunque considerate che ho tutte armi praticamente all'80, tranne l'arma di Zac al 90, quindi diciamo sono tutte armi che comunque hanno diversi overboost, ma che comunque sono a livello 80, quindi non ho portato neanche a un livello eccessivamente alto. Per quanto riguarda la formazione del team, abbiamo Zac, che fondamentalmente rappresenta il mio DPS principale, dato che Shiva resiste e ha la possibilità di poter diciamo tankare meglio gli attacchi fisici, qui bisogna andare necessariamente con attaccanti magici. E come attaccante magico fuoco ho Zac, che fondamentalmente rappresenta la parte migliore di tutto il mio account. Infatti, come potete notare, abbiamo 11.940 di HP, 2.955 di attacco magico, che però vi ricordo essere diciamo un dato fasullo tra virgolette, perché la spada di Zac che fa danni fuoco conferisce un boost magic all, che in realtà permette comunque di effettuare diversi danni, come potrete vedere comunque dalla run. Build di Zac, che ovviamente è tutta fuoco, con vestito arcanum fuoco, spada del banner limit break con ovviamente attributo fuoco, e poi la twinkling spine come seconda arma, che mi consente di abbassare in questo caso difesa fisica, ma quello che mi interessa di più è l'attacco magico, perché è vero che utilizzo anche Tifa per abbassare l'attacco magico, ma qualora non riuscissi appunto ad attaccare subito con Tifa, c'è Zac che in un qualche modo mi para il culetto. Tutte le altre materie invece sono per quanto riguarda le statistiche, non ci sono materie qui che in particolare mi aiutino più di tanto. Ho messo soltanto un Fira per avere un attacco fuoco da 3 barre ATB, giusto per velocizzare qualora si debba velocizzare la fase offensiva, ma in realtà non ce ne sarà bisogno. Summon di Ifrit, ovviamente, dato che stiamo parlando di un DPS fuoco, e come sub weapon invece abbiamo praticamente 3 sub weapon completamente diverse, dove abbiamo una Sun Umbrella, che in questo caso mi aumenta l'attacco magico e l'ability magica, la potenza di abilità magiche, poi una Crew Kicker che mi aumenta HP e danno fuoco per quanto riguarda Zac, e poi una Bandage Sword che mi aumenta HP e resistenza a ghiaccio. La Bandage Sword qui è veramente tanta roba, sia come sub weapon che come arma principale se volete usare Cloud, anche se io personalmente non ve lo consiglio, a meno che abbiate appunto un Cloud Healer che vi permette di curare e alzare la difesa magica di 3 tacche, perché appunto la Bandage Sword, essendo rosa, mi permette di alzare la barra di 3 tacche. E per quanto riguarda appunto le stats, potete notare un boost HP di livello 6, boost magico di livello 4, boost fuoco di livello 3, che è bassino ma
è abbastanza sufficiente perché? Perché abbiamo il Flame Blade Arcanum, quindi riusciamo comunque ad avere un buon margine di danni. Boost Ice Resistance 3, vi consiglio di avere comunque 3 come riferimento perché il 3 vi riduce praticamente il 20% di danno ed è tanta roba. E poi Boost Physic, che vabbè non mi interessa per niente. Poi Boost Magic Ability, che invece mi dà comunque un buon margine di danno nonostante abbia comunque 3000 di attacco magico. Poi abbiamo Matt. Matt che è ovviamente per Zac difesa magica e fisica che sono comunque basse, perché sono basse però compensiamo con la resistenza al ghiaccio che abbiamo praticamente dalle sub weapon. A differenza di Matt che invece ha tanta magic defense, 9700 HP, quindi decisamente meno rispetto a Zac, però con un 2200 di healing che mi consente comunque di curare abbastanza prepotentemente. Infatti abbiamo come arma principale la Prime Number che mi serve per le cure e poi la Syringe Sword come seconda arma per alzare le difese fisiche e magiche. Quindi avere 4 barre ATB che mi alza tutti e due sinceramente mi va bene. Poi l'animazione è anche veloce, quindi è comodissima questa cosa, perché l'animazione è veloce, è comodissima. Però se volete utilizzare ovviamente l'altra sua arma per difesa magica potete farlo, ma io personalmente non ve lo consiglierei, l'animazione è lunga, non ve lo consiglierei, a meno che non l'abbiate direttamente a stelle rosa, quindi lì va bene. Limit nuova di Matt che mi consente di cancellare il Magic Attack Up di Shiva nel momento in cui passeremo alla fase a sigilli, quindi questa è una strategia molto molto importante che comunque vedrete commentata in live. Ma la vera chicca di Matt e la vera chicca che si può utilizzare adesso con Shiva è che se siete abbastanza attenti e riuscite a cliccare in generale col tempismo giusto tramite l'esuna di di mutismo, quindi l'esuna di silence, avrete la possibilità di essere immuni al silenzio e quindi alzare le difese e subire meno danni da Shiva. Questa è una strategia che ho fatto in live, non so se effettivamente qualcun altro l'abbia fatta, ma penso probabilmente di sì. Qualora non l'avessero fatta, boom, ce l'avete a disposizione. E consiste nel utilizzare praticamente l'esuna per il mutismo poco prima di subirlo, in modo tale che durante l'animazione noi ci curiamo e siamo praticamente pronti ad utilizzare le nostre skill. Quindi con Matt poi ci proteggiamo, alziamo le difese, subiamo molti meno danni da Shiva che ci attacca in modo prepotente con il suo Diamond Dust e poi cominciamo il nostro combattimento con tutte le varie fasi che vedrete nel combattimento. E quindi la nuova limit di Matt mi serve proprio per eliminare l'attacco magico aumentato di 5 livelli tutti in una volta che Shiva praticamente si autobuffa dopo la fase a sigilli, quindi con questa, anzi durante la fase a sigilli, quindi riusciamo praticamente ad eliminare l'attacco magico up e quindi subire decisamente meno danni. E questa è una cosa che vi posso garantire essere molto 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 utile. Come armi, come sub weapon, invece abbiamo una Branded Spine che mi aumenta healing e difesa magica. Poi abbiamo una Centipede che aumenta healing e il buff extension, dato che appunto mettiamo difesa fisica e difesa magica aumentati. E poi la spada praticamente di Ifrit di Zac che mi aumenta Ice Resistance e HP. Quindi anche in questo caso abbiamo comunque un'ottima difesa magica e al tempo stesso abbiamo anche una buona resistenza al ghiaccio. Infatti abbiamo comunque boost healing al 7, quindi curiamo tantissimo, che è praticamente a un livello veramente veramente alto. Boost ice resistance di livello 3 e buff extension di livello 2, che vabbè non mi interessa più di tanto, però abbiamo le stesse diciamo cifre che mi interessano e che vi ho spiegato poco fa. Mentre invece per quanto riguarda Tifa mi serve solo ed esclusivamente come debuffer. Tifa non avrà un ruolo incredibile all'interno di questo combattimento se non nel breccare i sigilli tramite l'arma di Bahamut e tramite le Tiger Fang abbassare l'attacco magico in maniera costante a Shiva, quindi impedendole praticamente di fare troppi danni, e poi nella fase a sigilli aiutarmi a breccare il più velocemente possibile.
11.197 HP, 2100-2400 di attacco fisico e magico, ma ripeto, non ha importanza il suo valore di attacco, perché tanto farà tutto quanto Zac. Le materie anche in questo caso sono tutte praticamente di supporto, con un Fire Breach che ho messo giusto nell'eventualità si voglia magari tentare di premere un pochettino sull'acceleratore. Come Summon ho messo Bahamut Ifrit, che così aumentano i danni di tipo fuoco anche per quanto riguarda Zac, nel momento in cui magari si vuole effettuare un bel Ifrit mentre Shiva è stunnata e quindi fare decisamente più danno. E come Sub Weapon in questo caso abbiamo delle Sub Weapon classiche, perché abbiamo un'altra Magic Defense e Ice Resistance, poi HP e Magic Defense, HP Magic Defense, quindi non vado a buffare né attacco né niente. Infatti ho comunque un'ottima difesa magica di livello 7 e un boost ice di livello 2, che comunque sia mi va bene perché ho tantissima difesa magica, ovvero 192, veramente tanta roba. E per quanto riguarda, diciamo, la strategia, per quanto riguarda il combattimento, direi che vi posso lasciare con la run che ho fatto in live, che comunque è anche commentata, perché commento la live mentre la faccio, essendo stato in live su Twitch. Quindi vi invito anche a venire live su Twitch quando ne avrete occasione, perché solitamente facciamo coop, facciamo contenuti, spieghiamo altri contenuti e aiutiamo ovviamente poi le persone che hanno bisogno magari di qualche consiglio, di qualcosa in generale, e possiamo in un qualche modo confrontarci da community. Detto ciò, non ho altro da dirvi, spero che il video possa esservi utile. Io vi lascio con la run commentata e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye. È un casino, se no. Invece dobbiamo toglierglielo qua l'attacco, perché così la brecchiamo con calma. E qualche Ifrit ovviamente l'ho utilizzato male, perché l'ho utilizzato male. Ifrit lo dobbiamo utilizzare quando la stunniamo e riusciamo a fare più danni. Anche la limit di cosa? Di Tifa. Così aumentiamo praticamente il boost. Mi serve solo ed esclusivamente per quello. Tanto le cure di Matt arrivano tranquillamente. E facciamo, continuiamo a fare così. Metto ogni volta che è vicino alle 5 barre, switchate in difesa, così lui cura automaticamente. Ecco, vedi, noi qua riusciamo a fare. Ok, qua l'abbiamo breccata. Ora con Matt facciamo attenzione. Qua facciamo così, perché con un Ifrit in più utilizzato qui mentre lei è breccata posso anche shottarla praticamente. Allora qui facciamo così. Ora appena lei si piega, ecco qua, appena lei si piega dobbiamo fare il cura Esuna, e qui sopravviviamo abbastanza easy. Qui cura e qui ricominciamo a fare danno. Ecco, double cast. Ora appena fa il double cast, il limit di Matt, che togliamo il suo attacco. Così non abbiamo problemi. Possiamo subirli un paio di attacchi così. Visto nel frattempo facciamo danno.
Ora tecnicamente la brecchiamo. Yes. E qui curiamo di nuovo. Matt cura. Bravo. E qui ora siamo a posto. Vai Matt, bella curettina. Ok. Ifrit non lo usiamo qua, ovviamente. Matt, bella curettina. Ok. Perfetto. Qui utilizziamo doppio. Anche Ifrit che fa... fa il suo bel dannuccio. Qui ora con Matt mettiamo difesa. E ora lei appena esce dallo stun, aspettiamo che si pieghi. Ecco qua. Appena lancia l'ondata. No, cazzo, non ci sono arrivato a prenderlo qua. Ho fatto troppo in ritardo. Va bene, siamo comunque fullati, quindi non abbiamo problema. E tra l'altro avevamo messo già prima la difesa, quindi siamo a pari. Cioè non siamo in deficit di difesa, quindi sarebbe stata una cosa in più, però. Ok, tanto ci possiamo curare subito ora. E qui ricominciamo. Con Matt abbiamo quasi la limit carica. Curiamo con Matt quando c'è la possibilità. Qui andiamo avanti sempre buttando giù quello che possiamo buttare giù. Matt cura per favore. Grazie mille. L'unica cosa che si può velocizzare è magari con Tifa cercare di fare qualche attacco fuoco in più. Ok, Tifa abbassa l'attacco magico, va benissimo. Poi la cosa importante è che noi la limit di Matt la dobbiamo conservare quando lei prende la fase a sigillo. Ok, teniamo la limit. Bravo Matt, cura. Praticamente Matt mi fulla. Ok, lei qui ora fa Diamond Dust. Io vado giù di difesa magica. Tu qui attacchi. Oddio, potrei tentare qua un Ifrit. Forse la buttiamo giù. Prima che carica, forse la riesco a buttare giù. Ah! Dai, Zack, fa il miracolo. Yes! E ce l'abbiamo fatta. Si può fare, si può fare, si può fare, dai. Si può fare, si può fare. In un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro, secondo me, con questo setup si può fare anche senza fare il trick... del silence all'inizio.